Ma perché io la prima parte non l'ho vista, ma da quando gioco a calcio non ho mai visto una partita dove non si soffre. Abbiamo sofferto, abbiamo creato, abbiamo subito, abbiamo ricreato. Io ho visto una partita di calcio dove si può fare sempre meglio, sono d'accordo, però io mi prendo di buono quello che ho detto alla fine, cioè il passaggio del turno, che è la cosa più importante. Da quando sono arrivato, l'ho detto ai ragazzi, cercherò il vestito migliore per ogni partita. Anche a costo di essere un po' bruttini, non fa niente, c'è l'avversario che gioca bene a calcio, l'abbiamo visto, quindi loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo fatto la nostra, perché dopo a fine ogni partita sentiamo parlare sempre delle stesse cose, ma il Pescara ha creato, il Pescara non ha subito e basta, il Pescara ha creato, ha subito anche le situazioni, sì, sono d'accordo con te, però io ogni volta sembra che abbiamo vinto tutte le partite 10-0, non succederà mai, cioè è impossibile, te lo dico già adesso, e quindi se abbiamo sofferto, ti ripeto, sì. Però non ho visto una squadra morta e l'altra viva. Due squadre che si sono giocate, chiaramente la loro partita deve essere diversa dalla nostra, perché comunque noi potevamo anche pareggiarla, come si è visto, quindi probabilmente loro hanno dato qualcosina in più dal punto di vista dell'atteggiamento, cosa che non deve succedere, perché insomma stiamo giocando una bella fetta di campionato. Insomma. Diciamo che c'è soddisfazione del passaggio del turno, qualche criticità c'è stata, come diceva anche il collega Renzetti. Sei un po' preoccupato con le condizioni fisiche di qualche ragazzo? Come sta la squadra? Ad esempio, come sta? La squadra sta bene, per quelli che vanno in campo stringono i denti alcuni, quindi quando dico che io sono contento, perché la situazione che io vedo tutti i giorni è una situazione che insomma è un po' complicata da gestire, però quindi sono tranquillo, perché vedo dei ragazzi che danno l'anima in campo come hanno fatto anche oggi. È chiaro che se avessi dei giocatori con condizioni fisiche migliori vuol dire che ci hanno dei problemini con cui convivono da tempo, eccetera, quindi ripeto, sarò contento solo io e la squadra, ovviamente, ma io mi prendo il risultato, che è la cosa più importante nel calcio, quindi andiamo avanti così. Scusa, a proposito di condizioni di giocatori, Ferrari qualche problema fisico può scegliere da te? Beh, sarei un folle se lasciassi fuori Ferrari. Certo, ma ha un problema fisico. Tanto è vero che ha provato a scaldarsi e è rientrato subito perché non stava bene. Ferrari è il nostro bomber, il nostro attaccante che ha fatto differenza fino ad oggi, ma oggi insomma c'è da fare i complimenti a questo ragazzo che ha fatto due gol. Questo è un fastidio fisico, così completiamo su Ferrari, cioè che cosa ha questo? Ah, un fastidio fisico, c'è un fastidio muscolare, quindi. Okay, speriamo. Ma allora, noi quando mandiamo i terzini sul fondo o chi per loro, la palla, più la palla è sul fondo, più va sul secondo palo dietro. Poi oggi abbiamo fatto due gol, ma c'è anche un po' di caso, no? Quando si fanno i gol siamo bravi, abbiamo trovato delle soluzioni interessanti. Insomma, si fa gol in tutte le maniere, quindi insomma complimenti ai ragazzi, a chi ha crossato e chi ha fatto gol. Ti aspetti una presenza maggiore, parlo del pubblico, ragazzi della curva, non c'è la squadra all'inizio alla fine, io l'ho detto anche ieri, abbiamo bisogno della gente che ci stia vicino, ringraziamo quelli che oggi si hanno sostenuto fino alla fine e ci hanno applaudito, non era facile, anche sotto di un gol comunque non hanno mai smesso di incitarci, quindi ringrazio a nome della squadra. È chiaro che quando si fanno delle partite, soprattutto in casa, più siamo meglio è, perché insomma i ragazzi hanno bisogno dell'appoggio del pubblico. Me lo auguro, però comunque sia mercoledì non credo avrò dei giocatori nuovi rispetto a quelli di oggi, quindi ripeto, è una squadra che deve recuperare assolutamente tutte le energie possibili immaginabili per ripresentarci mercoledì sul pezzo, sarà un'altra partita molto molto difficile. Ma è una possibilità, mi è piaciuto anche Nzita, che è entrato secondo me bene. Giambò così così anche oggi, però ha fatto anche delle cose buone, quindi mi prendo le cose buone che ha fatto, quindi che gli sia da sprone, insomma, come si dice. Quindi, e poi alla fine ci ha messi a 5, perché è la cosa più importante da fare, cercare di portare a casa il risultato. Per
Il risultato sicuramente. Quello non, ma non è, sì, però non è un, però la cosa che, però la cosa che hai detto ai ragazzi pure, non è un dettaglio, purtroppo non è un dettaglio passare il turno. Noi l'obiettivo nostro è passare i turni, non è, chiaro che vorrei giocare bene, fare più due gol all'avversario, però ripeto, conta, no, conta, perché alla fine spesso chi gioca meglio vince nel calcio, no, è ovvio. Però in alcune situazioni, tipo oggi, secondo me la cosa importante è il risultato. Cercheremo, sono d'accordo sulla prestazione che non è piaciuta magari in generale, però le cose buone sono state, io me le prendo tutte. Posto, grazie.